Meraviglioso, vero? Questo scorcio è quello che abbiamo scelto come sfondo per la seconda puntata di Zenta di Borg. Come avrete capito, siamo a Borgo San Giuliano. Un borgo dall'alto valore enogastronomico, ma anche culturale. Nel cuore del borgo c'è il Cinema Tiberio. Il Cinema Tiberio, infatti, è diventato una perla di cultura per tutta la città. Possiamo definire il Cinema Tiberio una monosala con una multiprogrammazione, un po' sulla filosofia delle piccole sale francesi che programmano ogni giorno diversi film. Noi invece allarghiamo il campo d'azione oltre al cinema, con la tradizionale rassegna del giovedì dedicata al cinema di qualità e la domenica il cinema per le famiglie. Ci sono tutta una serie di eventi che vanno dall'opera lirica in diretta, balletti, teatro da Londra sempre in diretta, che è un'altra novità della sala, addirittura mostre guidate, esposizioni d'arte e di storia guidate e commentate. Quindi si tratta di un ventaglio di proposte molto ampio, per cui il pubblico può scegliere la cosa che preferisce. È possibile vedere opere liriche da tutto il mondo, particolarmente da luoghi come la Royal Opera House di Londra o il Metropolitan di New York, praticamente a pochi passi da casa, con un biglietto veramente minimo per quanto riguarda l'accesso alla sala, ed è un settore che è molto affollato. Da settembre 2013 abbiamo sostituito integralmente quello che era l'impianto analogico, ovvero la vecchia pellicola cinematografica, con un nuovo impianto digitale che sostituirà quindi completamente le proiezioni cinematografiche con questo nuovo sistema, che è il Sony Digital Cinema 4K. È attualmente il sistema di proiezione più avanzato possibile, e quindi è un orgoglio per questa piccola sala, una monosala di un centro storico, poter aver acquisito questo impianto che è all'avanguardia nel suo genere. Non più solo cinema, ma anche opere e balletti in diretta dai principali teatri del mondo ed eventi ad hoc per la proiezione digitale, come anche piccole produzioni indipendenti che precedentemente facevano fatica ad arrivare sugli schermi. In questo borgo ogni attività si caratterizza per una sua particolare tipicità. Sentiamo un illustre borghigiano. Intanto in questo borgo, lo dico da residente, c'è una magia particolare, no? La magia che poi fa anche compiere questi bei miracoli. E noi siamo diventati nell'arco di qualche anno comunque un polo di attrazione enogastronomico di qualità, di eccellenza. È chiaro, partiamo, c'è anche una storia, perché la Marianna e l'Urido sono ristoranti che sono qui ormai davvero da decine d'anni, però insieme a questi, quindi il pesce, la tradizione, si sono poi, diciamo, sono arrivati nell'arco del tempo tantissimi altri prodotti di qualità, dal vino, dall'enogastronomia, alla pasticceria, alla carne, al biologico, alla pizzeria, alla Piada, no? con Nude Crude, con tutti quei vari locali che hanno comunque fatto sì che questo
diventasse nel tempo un polo di attrazione. E la cosa bella è che qui non chiudiamo mai, nel senso che quando chiudono i negozi normali poi aprono le pizzerie, i ristoranti, no? È quello che dicevamo prima, e quindi diventa davvero un momento in cui la città vive, non di notte perché poi alla fine si chiude, però comunque è una città che vive e che dà la possibilità anche a tutti i residenti e non solo di passare dei momenti di svago e di tranquillità, e soprattutto dei momenti in cui comunque anche il sapore, la tradizione ha la sua parte. La via San Giuliano è diventata la via del biologico. Diciamo che via San Giuliano è diventata la via del bio ormai anche per tutta Rimini, quindi noi siamo contentissimi. Noi cerchiamo anche di collaborare con gli altri durante le feste, ad esempio quando loro fanno dei menù particolari ci chiedono di creare, che ne so, un antipasto, di fare un dessert finale, cioè quindi c'è una grande collaborazione, e anche nel costruire proprio eventi, creare eventi per poter movimentare sempre di più questo borgo, ma in maniera consapevole, non così far arrivare di tutto di più, ma far arrivare una clientela consapevole. Abbiamo aperto con prodotto biologico certificato, e quindi tutte le nostre materie prime sono certificate, e anche noi come gelateria i nostri processi di lavorazione abbiamo il marchio bio, e con questo tipo di prodotto ci rivolgiamo ovviamente per la maggior parte a un pubblico giovane, direi soprattutto bambini, e quindi è molto soddisfacente vedere appunto soprattutto le mamme che vengono a portare i loro figli qui da noi. Arturo Pane, presidente di Zenta di Borghe, ci presenta gli eventi del borgo. Partiremo con la giornata dell'8 dicembre, in cui ci sarà il mercatino della solidarietà, giunto alla sua seconda edizione. Quest'anno poi abbiamo arricchito il tutto con delle iniziative anche di spettacolo. Poi contemporaneamente nel borgo saranno già state fate altre cose, come le luminarie, l'albero di Natale ai lati del ponte, e quest'anno un altro albero di Natale ma in acqua. Il 15 dicembre c'è un incontro di poesia con Salvatore Ritrovato alle 18:30, sempre alla sala 5x10. Poi abbiamo iniziative nell'osteria, avremo degustazioni a tema tutti i giovedì di vini italiani, abbiamo una serie anche di piccole proposte che fa ogni locale autonomamente. Abbiamo poi sempre la lotteria grossa, quella di Natale del Borgo, che avrà il suo momento finale il giorno 21 al Cinema Teatro Tiberio, con uno spettacolo in cui parteciperà anche il maestro Franco Morri. Qui nel Borgo anche le nuove imprese si caratterizzano nell'enogastronomia. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Abbiamo aperto il 1 agosto di quest'anno, quindi del 2013. Prima avevamo l'attività in centro storico in Piazza Malatesta, e appunto dal 1 agosto siamo qua. Stiamo molto bene, qui si sta molto bene, c'è una bellissima realtà. Per quanto riguarda i locali, soprattutto per l'enogastronomia, c'è una bella attenzione, e chiaramente questa qualità dei gestori viene tramutata in una bellissima qualità per quanto riguarda la clientela, c'è una bella curiosità, molto interesse. Noi siamo un po' dei talebani, nel senso che noi andiamo avanti solo col vino e prevalentemente vino, di tutti i colori, di tutti i tipi, ma vino, quindi da noi non si troveranno superalcolici, non si trovano se non in vendita a corpo, perché siamo anche negozio. Noi non facciamo lo spritz, quindi meglio metterlo in chiaro subito. Abbiamo un tipo di birra artigianale che diamo eventualmente prevalentemente d'estate,
Per cui quello siamo, insomma, noi siamo il vino. Qui nel Borgo San Giovanni si trova bene, è un posto molto raccolto, ha una buona storia. Io poi, essendo di San Giuliano Mare, quindi l'ho vissuta fin da piccolo questa parte di Rimini. La nostra cucina è tipicamente romagnola, stagionale, ci occupiamo di carne, i primi sono fatti in casa e pizzeria. Da noi si rivolge un pubblico misto, quindi sia da ragazzina che viene a mangiare l'hamburger, ascoltare musica, come magari può venire la famiglia o gruppi sportivi, quindi abbiamo un po' tutte le taglie. Sì, nel Borgo ci stiamo facendo conoscere, un po' per il, tra virgolette, confusione che facciamo durante i live, un po' per comunque il buon passaparola che sta suscitando, quindi siamo contenti. Cerchiamo di dare qualcosa di diverso, quindi durante la settimana, mercoledì sera abbiamo fatto serate di karaoke, il giovedì sera facciamo cabaret, il venerdì facciamo musica dal vivo, il sabato, a seconda delle prenotazioni e delle esigenze dei clienti, possiamo o ripetere un live oppure fare musica DJ set. Questa ovviamente è una programmazione che può variare, ovviamente. Noi abbiamo aperto qui nel Borgo proprio perché era talmente bello, il Borgo è talmente affascinante, talmente bello. Su questo ponte meraviglioso che se ci fossero stati gli americani già l'avrebbero messo in bacheca. E siamo molto felici di stare qui nel Borgo, anche perché andiamo d'accordo con tutti, siamo molto legati, facciamo iniziative insieme e questo mi fa sentire più a casa. Abbiamo una cucina tosco-romana, non dimenticando la nostra regionale, che l'abbiamo proprio fissa. E facciamo serate a tema, tipo giovedì serata romana. Io farò ad esempio il natalino, che sarà il 23 dicembre, proprio perché è il primo anno della locanda di Miranda, i nostri clienti sono come degli amici e mi piacerebbe festeggiare con loro il Natale. Ed ora diamo la parola ad Antonio Cuccolo, coordinatore di Zenta di Borg. Dopo tanti anni Zenta de Borg si allarga come compagine, perciò entrano a far parte due comitati del Centro Storico di Rimini, Vita al Centro Riminese e Borgo Santa Rita, due realtà che assieme contano tanti soci e hanno già in questi anni promosso il loro territorio con eventi. Oggi siamo lieti di pensare che nel 2014 c'è un coordinamento generale di tutta la città di Rimini attraverso Zenta de Borg. E uso queste parole forti perché comunque i numeri sono incredibili, oltre 500 attività e 7 comitati, ci sarà tanto da lavorare molto umilmente con rispetto reciproco, ma sicuramente con un'immagine esterna che deve essere di condivisione e coordinamento. Questo è un augurio che ci facciamo. Ho questo impegno come coordinatore, spero di avere rispetto da parte di tutti e di veramente dare tanto come risultato per il 2014. Per un'impresa, per un comitato, vedere davanti a sé un muro di burocrazia spaventa e questo fa sì che non sempre viene recepito come un buon segnale da parte dello Stato, provincia, comune, si scende fino a noi. E di organizzazione, noi siamo capaci perché da sempre pensiamo che possiamo adoperarci affinché l'imprenditore sia sollevato da questi adempimenti. Sappiamo dove mettere le mani, vogliamo insegnarglielo sì, però loro la mattina si svegliano e vanno ad aprire le loro botteghe. Questo è un servizio che vorremmo offrire ai nostri associati di Zenta de Borg, perciò anche questo è uno sportello unico. Assieme costruiamo un progetto per Milano. Non dico che siamo in ritardo, ma è ora di farlo. Perciò un conto è pensarlo, un conto progettarlo con una giusta idea. Questo lo discuteremo a breve e presenteremo un progetto per essere presenti come città ospitale in una fiera mondiale che fra un po' ci sarà a Milano. Speriamo di farcela, è un progetto ambizioso, ma Rimini deve essere sicuramente presente. Yeah.
Rimini, centro commerciale naturale per il tuo shopping natalizio, dal 7 al 26 dicembre. Fermiamo il tempo, le prime due ore di parcheggio sono gratuite. Non solo commerciale, ma molto più centro. Il nostro regalo di Natale. Parcheggio gratis. A Rimini, naturalmente in centro. Voi siete due ristoratori. Perché avete scelto questo mestiere? Per caso, per sfida. Chi è il più bravo? Io. È più importante un buon prezzo, un buon cuoco, un buon servizio o un bel locale? Un buon cuoco ed anche un buon servizio. Cosa non vorreste mai sentirvi dire da un cliente quando esce? Che non tornerà più, uguale. Che cos'è per voi la qualità? È un ottimo prodotto con un ottimo servizio. E comprare bene i prodotti, i migliori. Potrei venire da voi e mangiare anche una pizza? Certo, no, tanto la fa buona Marco. Qual è la specialità che vi ha reso famosi? Pesce, anche da noi. E il giorno di chiusura? Lunedì anche da noi. A parte da Marco, qual è il ristorante che per lei è il migliore di Rimini? I marinai. E per lei, a parte i marinai? Marco. Ma allora siete d'accordo, ditelo. Ristorante da Marco, Viale Tiberio 8, Borgo San Giuliano, telefono 0541 55 118. Ristorante dei Marinai, Largo Boscovici 2, zona Porto, telefono 0541 28 790. Salve. Ritirare il biglietto. La direzione non risponde ad eventuali danni causati al veicolo o al guidatore del veicolo. Il carico del veicolo è consentito nell'area contrassegnata dalla dicitura carico del veicolo. Il mancato ritrovamento del veicolo non è consentito. La mia banca è differente. È andato via il veicolo. Banca Malatestiana, il credito cooperativo della provincia di Rimini. Differente nei fatti. Terre Sole nasce nel 1992 a Rimini come centro di alimentazione biologica, erboristeria e da un anno anche con reparto di omeopatia. Seguiamo il nostro cliente in tutto e per tutto, dal problema specifico a tutta la totalità della sua salute. Terre Sole ha istituito da qualche anno il gymnasium. Di cosa si tratta? Il gymnasium è un centro per la salute e il benessere che è nato qualche anno fa per poter dare tantissima informazione di qualità, sana e argomentata, con ottimi professionisti. Organizziamo e teniamo tantissime conferenze, corsi. Terra e Sole, in via Bramante 7 a Rimini. Terra e Sole, quello che la natura ci dona. Chiamami città. La notizia sei tu. E ora il nostro storico Oreste De Lucca ci racconta un lato della Rimini che non ti aspetti. Oggi ci troviamo nel Borgo San Giuliano. Siamo qui ai piedi del Ponte di Tiberio che tra l'altro l'anno prossimo compirà 1000 anni dal suo inizio. Infatti noi lo chiamiamo comunemente Ponte di Tiberio, ma sarebbe più appropriato chiamarlo Ponte di Augusto o Tiberio, perché è stato iniziato sotto l'imperatore Augusto nel 14 d.C. e finito nel 21 ai tempi di Tiberio. È stata un'opera colossale, quindi ha richiesto parecchi anni per la sua realizzazione. E all'inizio del ponte c'è il principio della via Emilia. Qui cominciava la via Emilia che proseguiva fino a Bologna e Piacenza. In origine la via Emilia era in linea retta rispetto all'andamento del ponte, tant'è che sono state trovate le tracce della via Emilia nel chiostro di San Giuliano e le si possono vedere anche nelle fondamenta del cinema Tiberio. La strada andava in questa direzione e il borgo, che è il più antico e il più importante di Rimini,
aveva una parte di case qui sul lato monte e la maggioranza del borgo invece si distendeva verso mare. Qui ad esempio noi abbiamo l'inizio di via Marecchia, in età medievale si chiamava via del fiume perché ovviamente era la prima strada dopo il fiume, e il borgo aveva le mura, era circondato da mura, circondato e difeso da mura. Una di queste mura era qui lungo il Porto Canale, perché le barche arrivavano fin qui un tempo, fino al ponte, e un altro lato di mura era qua dalla parte del monte, dove oggi invece c'è solo un parcheggio. E ora andiamo nel centro storico di Rimini. Alessandro Giovanardi ci svela i segreti della chiesa di San Bernardino. Il gioiello della chiesa di San Bernardino da Siena in Rimini è l'ultimo capolavoro di Giovan Francesco Buonamici, che muore prima di vederlo completato, ma che ancora splende del suo chiarore dell'ultimo barocco settecentesco. Alle mie spalle, a condurci verso l'abside, la mano importantissima del plasticatore Carlo Sarti, che ci offre due statue di santi di efficace bellezza: San Ludovico da Tolosa, alla mia sinistra, e alla mia destra il grande teologo, filosofo, mistico, dottore della Chiesa dei Francescani, San Bonaventura da Bagnoregio, biografo di San Francesco e straordinario scrittore di mistica francescana. Al centro dell'abside è conservata un'antica statua seicentesca della Madonna di Loreto, che dopo il cataclisma del 1671 è diventata per Rimini la protettrice contro i terremoti. Ma tutto l'abside è una straordinaria opera affrescata da Giuseppe Milani. Giuseppe Milani è un pittore cesenate, straordinariamente raffinato, perché si è formato a Bologna e a Modena e ha conosciuto perfettamente il Correggio e soprattutto si è lasciato influenzare dal barocco lieve e nello stesso tempo sontuoso di Corrado Giaquinto quando passa a Cesena. L'Assunzione celeste della Vergine, per opera della Santa Trinità, che svetta sulla parte più alta dell'abside, dimostra quanto questo Giuseppe Milani fosse superiore ai pittori riminesi dell'epoca. Ed ora lezioni di dialetto romagnolo per principianti con Giuliano Casadei. Oh Giuliano, la sai quella del pappagallo? La barzelletta, se osta se la so. Oh Giuliano, la sai quella del gatto zoppo? Un perdo che l'ho sentito, ma l'alcol ben bene, però l'ho sentita anche questa. Te le sei tutte. Sai cosa è successo a quel tizio l'altro giorno all'Arco d'Augusto? Questa la so ancora più, perché lei invece com'è con... La so istruire. Finisce qui la seconda puntata della decima edizione di Zenta di Borgo. Abbiamo visto che qui le imprese si caratterizzano per tipicità e lavorano in sinergia. Diteci cosa ne pensate sul nostro profilo YouTube o Facebook. Arrivederci alla prossima puntata.